Il petrolio è il sangue della terra. Stiamo passando da un'era di energia abbondante e a buon mercato a un'epoca in cui l'energia sarà difficile da reperire e sempre più costosa. Dipendiamo sempre di più da regimi politici estremamente instabili, situati in zone del mondo pericolose. Mantenere questa dipendenza dal petrolio in tutto il mondo il più a lungo possibile è fondamentale. Negli Stati Uniti neanche l'1% della popolazione ha la minima idea del problema potenziale che ci si prospetta. Aumento della disoccupazione, povertà, bancarotta, carestie. È quanto accade quando il sistema collassa. Entreremo in una realtà assolutamente inconcepibile e mancano solo pochi anni. Salve amici, sono un atomo di carbonio e dato che sono una componente essenziale degli idrocarburi del greggio, voglio darvi qualche dritta sulla benzina. Con un barile di petrolio che raffinato si trasforma in 160 litri di benzina che da noi costano poco più di $100, si produce una quantità di energia pari al lavoro svolto da 12 persone nell'arco di un anno. Per produrre la stessa quantità di energia ricavata da un barile di petrolio, un uomo dovrebbe svolgere lavori fisici per 25.000 ore. Se questo petrolio si trova in Iraq, può essere estratto al costo di un dollaro. Quindi con un minimo investimento si ha l'equivalente di 25.000 ore di lavoro umano. È una fonte di energia talmente concentrata che è quasi gratis. Non è rinnovabile, richiede un grosso investimento di capitali ed è la risorsa naturale più preziosa che l'uomo abbia mai scoperto. Il petrolio è il nostro Dio, anche chi afferma di adorare Gesù, Buddha, Allah o altri, in realtà venera il petrolio. Il 70% di un barile di petrolio viene raffinato e trasformato in carburanti, tra cui benzina, gasolio, carburante per aerei, per treni e per navi. Il 98% dell'energia impiegata nei trasporti deriva dal greggio. La costruzione di un'automobile richiede una quantità di energia tra i 27 e i 54 barili di petrolio, dipende dalle statistiche. Per costruire un personal computer si consuma una quantità di idrocarburi pari a 10 volte il suo peso e per un microchip ne occorre una quantità pari a 630 volte il suo peso. Nei paesi industrializzati, per produrre una caloria alimentare occorrono 10 calorie di energia prodotta da idrocarburi.
Attualmente sul pianeta vivono oltre 6 miliardi di persone, per lo più ben nutrite. Questa è una conseguenza della rivoluzione verde avvenuta nella seconda metà del XX secolo. Da allora i terreni sono stati trattati con sostanze fertilizzanti ottenute dal petrolio. Negli ultimi 50 anni, la rivoluzione delle tecniche agricole ha cancellato tradizioni millenarie. Un agricoltore di oggi può coltivare un terreno grande 5 volte quello di suo padre e disporre anche di tempo libero. Il petrolio che alimenta le braccia meccaniche non ha relegato il progresso solo all'agricoltura. La vita è più semplice anche per la moglie del contadino. Ormai l'industria del petrolio deve accontentare la signora Martin e milioni di donne come lei. Oggi ha già usato 87 prodotti derivati dal petrolio, tra cui la busta della pancetta e la cera che riveste il cartone del latte. Prima di sera diventeranno un centinaio. I liquidi che rimangono dopo il processo di raffinazione del petrolio vengono impiegati per produrre sostanze chimiche, plastiche, farmaceutiche e altre ancora. Pneumatici, insetticidi, cosmetici, diserbanti. Una marea di cose per migliorare la qualità della vita sulla Terra. Ma non sono soltanto le compagnie petrolifere che cercano di battere la concorrenza per ottenere la fiducia dei consumatori. Lo stesso vale per qualsiasi impresa commerciale in qualunque punto del pianeta. L'area del Mar Caspio è stata una delle prime zone di estrazione. Si trivellava dappertutto per estrarre petrolio e l'industria si sviluppò moltissimo. Le compagnie occidentali ottennero le concessioni più avanti. Nel 1900 il 95% del petrolio russo proveniva da Baku. Nel periodo più fiorente, questi giacimenti producevano fino a 5.000 tonnellate di greggio al giorno. Baku divenne un enorme centro industriale e una delle città più prosperose del mondo. Dov'è papà? Guarda, te lo faccio vedere subito. Papà si trova qui, nel Venezuela. Proprio qui dove si trovano i giacimenti nel lago Maracaibo. È qui che lavora papà. E quando troverà una sistemazione anche per noi, lo raggiungeremo. Il Venezuela ha scoperto il petrolio all'inizio del XX secolo. Ma in realtà la prima vera scoperta risale al 1914. Tutto cambiò il 16 dicembre del 22, quando esplose un pozzo a Cabimas. Fu chiamato il giorno della pioggia nera, in cui 150.000 barili di petrolio furono spruzzati in aria per 3 giorni. Da allora il Venezuela fu segnato sulle cartine dei giacimenti. In quel periodo il Venezuela diventò il più grosso esportatore mondiale. Un tempo il maggior produttore mondiale erano gli Stati Uniti, non il Medio Oriente. Gran parte della nostra potenza militare e industriale si sviluppò grazie all'industria del petrolio.
Stati Uniti sono stati l'Arabia Saudita del mondo fino agli anni 50. McCamey è stato un giacimento ricchissimo per molti, molti anni. Tutti qui pensavano che il petrolio non sarebbe mai finito. Purtroppo non riuscirono a prevedere che avrebbero estratto tutto il greggio contenuto nel sottosuolo di questa zona del Texas. Nessuno immaginava che potesse mai finire perché era tantissimo e si trovava ovunque. Ormai tutti sono perfettamente consapevoli che i giacimenti si esauriranno prima o poi. Il petrolio scatena qualsiasi guerra. Ne è una delle cause principali. Ad esempio, la zona del Darfur, in Sudan. Tutti la descrivono come una guerra di stampo etnico e religioso, ma in realtà si combatte per grossi giacimenti nella zona meridionale. Il governo al nord, in una zona di etnia e religione diversa, sta costringendo queste popolazioni ad abbandonare le proprie terre, in modo da poter beneficiare dei profitti del petrolio. Il petrolio è sempre stato associato alle guerre. Nei primi grandi conflitti, come la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ha giocato un ruolo fondamentale, consentendo il protrarsi del conflitto e la consegna dei rifornimenti. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu impiegato ogni mezzo e i rifornimenti da Baku hanno assicurato ai russi la vittoria sui tedeschi. Durante
Durante gli anni 70 in Medio Oriente scoppiò la guerra tra egiziani e israeliani e cominciò il boicottaggio dei rifornimenti petroliferi. Ci fu la rivoluzione di Khomeini, si verificarono problemi nella regione palestinese. Scoppiarono guerre tra Iran e Iraq. La prima guerra scoppiata a causa del petrolio fu l'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che voleva impossessarsi dei giacimenti. Onorevoli signore e signori, il petrolio che si trova nel sottosuolo iracheno è un gigante che è rimasto in letargo per moltissimi anni. Questi giacimenti sono tra i meno esplorati, i meno attrezzati e i meno sfruttati. Molti a Washington affermano che il petrolio non ha niente a che fare con la guerra. Petrolio è ormai una parola oscena che nessuno pronuncia. In realtà ci sono prove evidenti che gli Stati Uniti non si sono occupati dei paesi in possesso di armi di distruzione di massa, ma di quelli dove si trovavano i giacimenti. L'obiettivo era portare le società petrolifere in Iraq, dove prima non potevano estrarre. A Washington circolavano delle cartine, dove erano indicati tutti i giacimenti, che sarebbero state poi utilizzate per pianificare la guerra. E nel 98, 5 anni prima del conflitto, si parlava già dell'Iraq come fonte di approvvigionamento energetico per gli Stati Uniti. Non so che intenzioni avesse il governo e quali fossero le motivazioni per muovere guerra all'Iraq, ma secondo molti uno dei motivi è la posizione geopolitica del paese, dato che si trova proprio in mezzo al più grande giacimento petrolifero del mondo. Gli iracheni volevano destituire Saddam Hussein ed erano contenti che gli americani li aiutassero. Ma cosa è successo dopo? Dalla morte del Rais non ci sono più istituzioni. Non c'è uno Stato, non c'è un esercito, non c'è una forza di polizia. La gente viene rapita, uccisa, decapitata. Non c'è una legge. È un paese in cui lo Stato non esiste. Invece di creare le condizioni per stabilire la pace, stanno creando le condizioni per un conflitto. Temo che il petrolio e il gas si esauriranno molto prima di quanto la gente pensi. Purtroppo, quando si raggiunge il picco produttivo, ormai ne è stato estratto più della metà dal sottosuolo. Con il passare del tempo forse si troverà il modo di estrarne più di quanto non si faccia adesso. Ora si procede molto lentamente e forse non conviene più. Il prezzo al barile potrebbe aumentare moltissimo. Comunque arriverà il momento in cui il petrolio si esaurirà. Questa è una delle ossessioni di chi lavora nell'industria petrolifera. Dicono che a un certo punto la produzione non aumenterà più, si raggiungerà il picco e la produzione diminuirà lentamente. Ma nessuno sa quando succederà esattamente. Citano ad esempio la produzione petrolifera negli Stati Uniti. L'epopea del petrolio prosegue a grandi passi.
In Perù, in California, in Texas, in Oklahoma, in Pennsylvania, milioni di lavoratori, ingegneri e geologi trovano nuovi giacimenti, costruiscono nuovi impianti, fanno nuove trivellazioni. Per quasi 100 anni gli Stati Uniti sono stati i maggiori produttori di petrolio al mondo e nessuno pensava che arrivassero al picco. Le pompe non sanno quando scende la notte, né quando arriva l'alba. Allo spuntare del giorno, di ogni giorno, il progresso avanza a grandi passi, contribuendo a costruire la nostra nazione, a salvaguardare la sua sicurezza, assicurando il futuro dell'America. Molti geologi affermavano che sarebbe durata per sempre. Negli ultimi 50 anni, il dottor Hubbert ha studiato a fondo le fonti di energia e le loro implicazioni nella vita dell'uomo. Circa 20 anni fa, il dottor Hubbert si rivolse ai colleghi che lavoravano nell'industria petrolifera e affermò che gli Stati Uniti avrebbero raggiunto il picco della produzione di greggio nel giro di 10-15 anni. Capì che il picco dell'estrazione era stato raggiunto negli anni 30 e che la produzione stava diminuendo, quindi calcolò quanto ne rimaneva. Quando si scopre un giacimento, la produzione iniziale è abbondante, ma dopo un po' rallenta perché il petrolio diminuisce. Si raggiunge il picco e la curva scende fino a tornare a zero. La curva che rappresenta la produzione di petrolio, l'estrazione e l'utilizzo ha un andamento uguale a questa, ma parte poco dopo perché prima bisogna scoprirlo e poi estrarlo. La produzione avrà questo andamento. Entrambe tornano a zero. Il punto più alto della curva viene chiamato picco di Hubbert. Se in 100 anni abbiamo prodotto 50 miliardi di barili e se ne produrremo altri 100 miliardi, cioè il doppio, quanto tempo passerà prima di esaurire i giacimenti? Gli Stati Uniti raggiungeranno il picco della produzione di greggio 10 o 15 anni dopo quella data. Negli anni 70 le sue previsioni si sono avverate. Nel dicembre del 1970 gli Stati Uniti hanno raggiunto il picco di 10 milioni e 200 mila barili al giorno. Poi i prezzi sono andati alle stelle. Le trivellazioni si sono intensificate a livello maniacale. 10 anni dopo avevamo realizzato più del quadruplo dei pozzi che avevamo al momento del picco estrattivo. La nostra produzione interna nei giacimenti presenti sul continente era già diminuita da 10,2 milioni di barili al giorno a 6,9 milioni. Non è affatto assurdo, dato che ogni anno abbiamo consumato più petrolio di quello che abbiamo estratto negli ultimi 30 anni. Quindi prima o poi era inevitabile che accadesse. Le ultime grandi frontiere nella scoperta del petrolio sono state la zona del North Slope in Alaska, la Siberia e il Mare del Nord. Ma parliamo di scoperte che si sono verificate alla fine degli anni 60, nel 1967, 68 e 69. La scoperta dei combustibili fossili è una grande beffa. Cioè, più si estrae greggio e gas, prima questi si esauriscono. Il governo inglese ha ammesso che entro un anno sarà costretto ad importarlo e secondo me entro il 2020 sarà finito. Sarà un cambiamento radicale. Pensare che da qualche parte ci sia un giacimento enorme come quello del Mare del Nord ancora da scoprire è assurdo. Se andiamo a vedere la situazione in altri paesi del mondo,
Ci accorgiamo che questo stesso schema si ripete sistematicamente. Oggi ci sono 58 paesi che producono quantità decisamente inferiori rispetto al passato. Ormai il mondo è stato esplorato in lungo e in largo dalle industrie petrolifere che conoscono le zone più ricche. Sono state già tutte identificate. Pensiamo di essere vicini a nuovi giacimenti favolosi, ma non li troviamo mai. Questo è il bello delle esplorazioni. Ma nella realtà, ormai è passato un lunghissimo periodo di tempo da quando abbiamo scoperto riserve significative. Sono fiducioso e ottimista e credo che l'innovazione, il progresso tecnologico e la ricerca contribuiranno a identificare giacimenti sempre nuovi. Mi divertono gli economisti quando affermano che la tecnologia e l'ingegno apporteranno grosse modifiche, ma non sto ad ascoltarli perché conosco benissimo il settore petrolifero e non ce n'è più. Per sviluppare tutti questi macchinari ci sono voluti 30-35 anni. La tecnologia per trovare il petrolio è eccellente. Esistono rilievi sismici estremamente precisi. Possiamo identificare le più minuscole formazioni nella crosta terrestre. Abbiamo creato macchinari molto avanzati. Tutti questi strumenti che hanno portato a tecniche produttive sempre migliori erano praticamente delle super cannucce che aspiravano il petrolio più a portata di mano a ritmi sempre maggiori, ma non erano in grado di aumentare la produzione di petrolio dei giacimenti più grossi. Erano tutte leggende. Due terzi delle riserve mondiali di petrolio sono in Medio Oriente, nel Golfo Persico, e sono 10 volte maggiori delle altre. L'unica regione al mondo che non ha ancora raggiunto il picco è il Medio Oriente. La maggior parte delle proiezioni per il 2030 prevede che il Medio Oriente produrrà 50-51 milioni di barili al giorno. Sappiamo che l'Iran ha raggiunto il picco con 6 milioni di barili al giorno nel 1978 e ora si sforza di mantenersi fra i 3 milioni e i 3 milioni e mezzo. Il Kuwait fa di tutto per mantenere la produzione sui 2 milioni e mezzo di barili al giorno, forse arriva a 3 milioni, e così anche gli Emirati Arabi. Per raggiungere quel totale, l'Arabia Saudita dovrebbe produrre 25, se non addirittura 30 milioni di barili al giorno. Ma queste cifre sono un ricordo. Se l'Arabia Saudita avesse superato il picco delle sue forniture, potrei affermare con certezza che anche il mondo ha superato il picco di fornitura. Raggiunto il picco, si è in cima a una montagna. A volte dall'altra parte c'è un pendio che digrada lentamente, altre volte invece è ripido e scosceso. La cosa più importante, anzi fondamentale, è cosa si vede quando si arriva in cima, se ci si trova davanti a un declivio lungo, lento e inesorabile verso il fondovalle. Il
Ormai il mondo si era abituato al lato in salita di questa montagna, mentre adesso deve affrontare la discesa. Stiamo raggiungendo la fine della prima metà dell'epoca del petrolio. E durante questi 150 anni abbiamo visto crescere molti settori, industrie, trasporti, commercio, agricoltura. Abbiamo assistito anche a un'esplosione demografica. Questo è stato possibile grazie alla fornitura abbondante e a buon mercato di energia ricavata dal petrolio. La domanda sta aumentando e l'offerta si riduce. Nei primi anni 70, metà del globo non usava il petrolio. Gli unici consumatori erano l'Europa, il Giappone in misura limitata, gli Stati Uniti, il Canada e l'ex Unione Sovietica. Oggi Papua Nuova Guinea utilizza pochissimo petrolio. Probabilmente su due o tre isole del Pacifico meridionale non si usa affatto, ma tutti gli altri vogliono creare una società che assomiglia alla nostra. In India la domanda di energia aumenterà come conseguenza del miglioramento delle condizioni di vita, dell'economia più diversificata e dinamica, e continuerà a ridursi il divario con le nazioni più sviluppate. La Cina non avrà vita facile. La sua domanda di energia sta aumentando. Ed è solo l'inizio. La maggior parte dei cinesi che vive in città è convinta che nel giro di 5 anni avrà una macchina. Il mercato dell'auto ha un tasso di crescita tra i primi al mondo. Circa un terzo dei cinesi possiede la patente, quindi la domanda di petrolio e di benzina aumenterà rapidamente. La Cina e l'India si stanno unendo alla festa, ma ormai il bicchiere è mezzo vuoto, quindi dovranno lottare con tutti noi per accaparrarsi quanto rimane. Il fuoristrada Hummer è ormai uno status symbol. Chi lo compra pensa: guardatemi, posso permettermelo, posso guidare l'auto migliore che esista. Fa 4 km con un litro. Il consumo è costante, sia in autostrada che nei tratti urbani. 6.000 di cilindrata, 325 cavalli e una coppia di 515 Nm. Gli Stati Uniti sono un modello, che ci piaccia o no. Noi utilizziamo il 25% del greggio mondiale, siamo il 4,5% della popolazione totale e abbiamo solo il 2% delle riserve di petrolio. Consumiamo energia in modo sconsiderato, ma continueremo finché costerà poco. Paghiamo molto di più l'acqua in bottiglia dei carburanti. La benzina è il liquido più economico negli Stati Uniti e finché non aumenterà gli americani non si preoccuperanno. Gli Stati Uniti sono una delle nazioni più motorizzate al mondo.
L'automobile e l'energia che la muove sono fattori fondamentali nella crescita del nostro paese. Possiamo andare dove vogliamo, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, anche solo per divertirci. In un certo senso gli americani sono vittime del loro successo. Il vero problema sarà per chi abita nei sobborghi e nelle periferie, per chi ogni giorno deve percorrere 60, 70, 80 chilometri per andare al lavoro. Nel nostro paese abbiamo ingrandito le città in funzione dell'automobile. Se non si usasse più, le città andrebbero ricostruite per avere mezzi di trasporto più efficienti. In Europa, invece, le città esistevano già prima dell'invenzione della macchina. Per gli Stati Uniti sarà un duro colpo non disporre più dell'adorato petrolio. Domenica 20 luglio 1969. In tutto il mondo quasi 1 miliardo di persone ha guardato queste immagini in televisione, quando il primo uomo si accingeva a mettere piede sulla Luna. Kennedy aveva detto che entro la fine degli anni 60 l'America avrebbe mandato l'uomo sulla Luna. Fu un'enorme sfida tecnologica, ma ci riuscimmo. Se un presidente oggi dicesse invito gli scienziati a trovare un sostituto del petrolio nel giro di 10 anni, penso che anche questa sfida verrebbe vinta. Il problema che dobbiamo affrontare è colonizzare Plutone, altro che mandare un uomo sulla Luna. Se il presidente Kennedy avesse detto entro 10 anni voglio che 100.000 persone abitino su Plutone, ovviamente questa sfida non sarebbe stata vinta. L'età della pietra è finita non perché sono terminate le pietre. Siamo passati dal cavallo all'automobile, non perché il fieno si è esaurito. Avremo delle grosse sfide da affrontare in questo secolo. Il nostro pianeta ormai ha 6 miliardi di abitanti, che potrebbero diventare 9 per la fine del secolo. Il problema è immane. Entro il 2050 ci serviranno 14 terawatt di energia. Occorre una nuova fonte. È l'equivalente di 220 milioni di barili di petrolio al giorno. Per day. Esistono 700 milioni di motori a combustione che percorrono le strade del mondo. Dobbiamo riempire il piatto della bilancia e dobbiamo pensare con che cosa sostituire i combustibili fossili per i mezzi di trasporto. Forse il candidato principale è l'idrogeno. È l'unico che potrebbe sostituire il petrolio. Un'economia basata sull'idrogeno è teoricamente una buona idea, ma praticamente presenta dei problemi. Nell'industria nessuno si assume responsabilità. Le aziende sono riluttanti a investire nelle celle a combustibile per questa nuova tecnologia, perché non ci sono infrastrutture in grado di fornire e produrre idrogeno a buon mercato. D'altro canto, le infrastrutture non esistono perché manca la domanda di idrogeno. Il problema sta a cominciare. Inoltre, occorrono scoperte scientifiche rivoluzionarie nella tecnologia delle celle a combustibile e nella produzione di idrogeno. Il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno sono problemi ancora da risolvere. Per quanto riguarda l'idrogeno, ci vorranno almeno 40 anni. Non meno di 30-50 anni. Almeno. L'inconveniente principale della biomassa è che è poco efficiente. Secondo due grandi scienziati statunitensi, l'energia necessaria per produrre etanolo dalla biomassa è nettamente superiore a quella che si ricava.
La quantità di etanolo e di biodiesel che si potrebbe ricavare è molto esigua e sostituirebbe soltanto una piccola percentuale dei combustibili che impieghiamo oggi. Quanti ettari di colture dovremmo convertire a combustibile? Quanta fame potrà soffrire il mondo? Dovremmo decidere in base a questo. L'energia nucleare è molto costosa. Negli ultimi 30-40 anni sono stati compiuti progressi in materia di stoccaggio sicuro dei materiali, soprattutto in Europa, dove si parla molto dello smaltimento delle scorie. È un'alternativa che va ripensata. La gente ha paura di possibili esplosioni o incidenti nucleari. Poi ci sono i rischi degli attentati terroristici. Gli impianti nucleari sufficienti a sostituire tutto il combustibile fossile che si brucia oggi, pari a 10 terawatt, dovrebbero essere 10.000. E anche in questo caso, le riserve mondiali di uranio si esaurirebbero nel giro di 10-20 anni. Potrebbe essere un ponte verso il futuro. L'energia eolica si sta diffondendo sempre di più e a costi sempre più accessibili, ma dato che è intermittente e a bassa potenza, fornirà solo una piccola parte del fabbisogno. La luce solare che investe il pianeta è 20.000 volte superiore alla quantità di combustibile fossile che utilizziamo. Ne abbiamo in abbondanza, ma non sappiamo ancora impiegarla nel modo giusto. L'unico ostacolo che ci impedisce di utilizzare l'energia solare è il costo. Per produrre la stessa quantità di energia che bruciamo con i combustibili fossili, bisognerebbe attrezzare un'area pari alla superficie della California. I pannelli fotovoltaici esistenti coprono circa 10 km quadrati, sono pochissimi. Non è impossibile né impensabile, ma è un'enorme sfida. Dobbiamo considerare tutte le fonti alternative. Unendole tutte insieme, bisogna comunque essere molto ottimisti per poter pensare di ricavare la quantità e la qualità di energia che otteniamo dagli idrocarburi. La domanda mondiale ora si aggira tra i 25 e i 30 milioni di barili all'anno e cresce a ritmo inquietante. Questo è il problema. La domanda è tanto alta che non sappiamo come sostituire il petrolio in queste quantità. Ci sono moltissime idee, ma sono tutti progetti teorici finché qualcuno non li testa e dimostra se funzionano, se hanno controindicazioni. Questa si chiama ricerca ed è quello che non stiamo facendo. Non possiamo rinnegare le nostre conquiste. L'evoluzione guarda sempre avanti. Non torneremo mai indietro, alle carrozze e al cavallo, perché il progresso è andato in modo diverso. Dobbiamo adattarci alla nuova situazione. È molto improbabile che dopo aver superato il picco di Hubbert riusciremo a mantenere il nostro stile di vita attuale. Il petrolio è economico.
e si produce facilmente. È stata un'enorme tentazione che abbiamo sfruttato abituandoci a certi comfort di cui non potremo godere per sempre. Il cavallo ha qualcosa di affascinante che l'automobile non ha. Il cavallo è un essere vivente e tra lui e il suo padrone si sviluppa una certa affezione reciproca. Stiamo andando a 14 km orari. In futuro guidare una macchina o prendere un aereo sarà una cosa che non tutti potranno permettersi. Sarà possibile soltanto per le élite, meno dell'1%. Uno studente appena laureato mi ha chiesto: i miei nipoti potranno mai volare su un aereo? La risposta potrebbe essere no. Il traffico aereo si fermerebbe. Molti pensavano che fosse il denaro a far girare il mondo. In realtà era la fornitura di energia a basso costo, proveniente soprattutto dal petrolio, che stava dietro. Viene da domandarsi se è più affidabile il mercato finanziario o le riserve di petrolio nel sottosuolo. E tutti rispondono dicendo che è più affidabile il petrolio. Ho considerato un lasso di tempo che parte da 5.000 anni fa, arriva oggi e finisce tra 5.000 anni. Infatti, i primi documenti scritti risalgono a 5.000 anni fa. Questo segno scuro, simile a un obelisco, è l'epoca dei combustibili fossili. Carbone, petrolio, gas naturale e qualsiasi altro combustibile usato dall'uomo. È un episodio trascurabile per la specie umana. I combustibili hanno contribuito a creare la nostra società tecnologica, ma in termini di storia è un'epoca breve. La popolazione attuale non potrà sopravvivere, tantomeno tra 20 o 30 anni, senza l'impiego di sostanze petrolchimiche. Significa che dovremo tornare a un numero di persone simile a quello che abitava il pianeta prima del petrolio? Senza gli idrocarburi, quante persone può sfamare il mondo? Molti sostengono 1,5 miliardi, forse 2.